A poco meno di una settimana dalla commemorazione dei defunti, le visite e le presenze nei cimiteri cittadini si moltiplicano e l'affluenza di persone diventa costante in ogni ora del giorno. Le criticità di alcune strutture, come quella del cimitero centrale di Fano, in questo periodo vengono maggiormente evidenziate da chi sporadicamente frequenta il luogo in cui riposano i propri cari, per un naturale fenomeno di chiara evidenza. Lampade non funzionanti, zone che possono rappresentare camminamenti non in ordine e umidità permanente. Forse chi quotidianamente si confronta col dolore e con la sofferenza per la perdita dei propri cari nota poco questi aspetti, ci dice un'abituale frequentatrice del centrale. Noi, che ogni giorno siamo qui, notiamo altro, il lavoro prezioso e umano di chi ci lavora. Mi meraviglio anche che dicono che questo cimitero è poco pulito. Testimonianza la mia che vedo sempre pulire questi ragazzi. Se poi dopo la gente è maleducata e lascia la roba tutta in giro, loro non possono stare a essere presenti. Questo è quello che mi riguarda, capito? Non sono anche molto disponibili. Molto, molto, guardi, e poi anche nei momenti di dolore, perché io li ho avuti molti di dolore, sono anche delle persone buone. Ti danno quella sensazione, ti mettono come fosse un letto che dice lì dormi e basta. Gli operatori, con tanta professionalità e perizia nel loro lavoro quotidiano di manutenzione e messi in ordine degli spazi, in questi giorni stanno operando alacremente, ma inevitabilmente se si sposta qualcosa, si pulisce un camminamento, qualche contrattempo si crea. I dipendenti del Comune di Fano sono soltanto 3 e poi subentrano una cooperativa con la quale noi abbiamo un contratto di servizi. Devo dire che però sono efficientissimi. Io anche ieri ho fatto un giro ai cimiteri, devo dire che i cimiteri sono effettivamente puliti, sono ordinati e quindi a queste persone non c'è proprio niente da dire, anzi bisogna riconoscere che stanno facendo un gran lavoro. L'amministrazione dal canto suo ha stanziato fondi consistenti, oltre 500.000 euro, per i cimiteri cittadini, opere importanti, e anche il centrale, il più antico e quindi il più bisognoso, riceverà presto opere di messa in sicurezza. Quello che è rimasto indietro, perché qualcosa è rimasto indietro, sono i problemi strutturali presso il cimitero centrale, dove, che ovviamente è il cimitero principale della città di Fano, cui teniamo tantissimo, dove per quest'anno siamo intervenuti con alcune piccole manutenzioni giusto per la sicurezza, ma a che necessiterebbe di un intervento strutturale più importante, per cui programmeremo nei prossimi anni degli interventi importanti. Per cui diciamo questo sarà una commemorazione dei defunti particolare, perché i nostri concittadini potranno vedere che stiamo nei cimiteri con i cantieri aperti. Ecco. Sono pervenute ai vostri uffici segnalazioni di persone cadute, scivolate, persone anziane o lamentele di questo genere? Nessuna segnalazione di persone cadute, scivolate, eccetera. Osservazioni educate e corrette di persone che ci hanno detto che bisognerebbe sistemare alcune cose e l'abbiamo fatto, diciamo, per evitare problemi, ma nessun tipo di segnalazione di questo tipo. La situazione dell'impianto elettrico dei padiglioni Togei è, diciamo, condizionata dalle condizioni del microambiente. E per ora è prevista la sostituzione delle lampade, poi si dovrà intervenire invece a livello strutturale anche per quanto riguarda l'impianto.